Il presidente cileno Sebastián Piñera ha dichiarato lo stato d'emergenza nella capitale Santiago dopo le violente proteste contro gli aumenti tariffari dei trasporti pubblici, degenerate in saccheggi e incendi dolosi contro le stazioni della metropolitana, le banche e gli autobus. A partire dalla mezzanotte di sabato, ora locale, alle autorità è consentito limitare le libertà di riunione, assembramento e movimento. L'obiettivo, ha spiegato Piñera, è molto semplice ma molto serio: assicurare la pace e l'ordine pubblico per i residenti della città di Santiago. La protesta era partita inizio settimana dagli studenti superiori che avevano saltato i tornelli della metro per protestare contro il secondo aumento tariffario in meno di un anno. È un bene che vengano a protestare contro questi aumenti, perché invece di aumentare i salari le autorità ci aumentano le tariffe, spiega questa signora. La protesta è durata molto, all'inizio era tranquilla, ma ora le cose si sono spinte troppo oltre. La situazione è degenerata venerdì, quando i manifestanti hanno dato fuoco a una dozzina di stazioni metro, oltre a diverse banche, autobus e alla sede del più grande fornitore di energia.